Allora, Emanuele, tocca a te con Filippo Thierry. È il nostro momento, il momento meteorologico, lo facciamo ovviamente con il nostro meteorologo di fiducia, Filippo Thierry, che è qui con noi. Ciao Filippo, buonasera, ben ritrovato. Ciao Emanuele, grazie e buonasera a tutti. Allora, hai portato delle immagini anche da commentare insieme che seguono il filone di quelle che sono dei fenomeni fisici che si possono osservare a volte, no? Esattamente, perché ieri abbiamo visto il fenomeno della gloria con questa ed altre foto che aveva scattato Angelo Conciglio pochi giorni fa in provincia di Salerno. Oggi vediamo un fenomeno assolutamente analogo che però si svolge dalla parte opposta del cielo rispetto all'osservatore, cioè se la gloria si forma nel punto diametralmente opposto al sole rispetto all'osservatore, la corona solare si ferma proprio attorno al disco della nostra stella. L'ha fotografata Apollonia Castagneri dal comune di Balme nelle Valli di Lanzo l'altro ieri intorno a mezzogiorno. La fotografa si è opportunamente posizionata in modo tale da celare il sole dietro le fronde degli alberi e quindi questo le ha permesso di inquadrare nella direzione del sole stesso, cogliendo bene il fenomeno, vedete, di questi anelli iridati concentrici attorno a un'aureola biancastra luminosa che a sua volta circonda il sole. Esattamente come la gloria, per spiegare da un punto di vista fisico il fenomeno della corona bisogna chiamare in causa l'effetto ottico della diffrazione, che a differenza della riflessione e rifrazione, che sono quei fenomeni spiegati dall'ottica geometrica come nel caso dell'arcobaleno degli aloni, in cui semplicemente la gocciolina d'acqua o il cristallo di ghiaccio che costituisce i corpi nuvolosi fa da prisma di rifrazione e separa le varie lunghezze d'onda e vari colori. Qui invece entra in gioco l'ottica ondulatoria, che è quella che spiega gli effetti ottici quando la luce interagisce con oggetti o fenditure o ostacoli, cioè in questo caso goccioline d'acqua, cristalli di ghiaccio di dimensioni molto minute, quindi paragonabili a quelle della sua lunghezza d'onda, che fa sì che ognuna di queste goccioline fa da sorgente di onda sferica e l'interferenza fra tutte queste onde sferiche crea queste figure di diffrazione. Quando, che, come dire, da luogo ad anelli particolarmente definiti, quando le goccioline d'acqua o come in questo caso, perché è un velo di scirostrati, cristalli di ghiaccio, sono di dimensioni tutte uniformi tra di loro. Quando siano di dimensioni non così uniformi ma comunque simili all'interno del banco nuvoloso, invece gli anelli della corona si perdono di geometria e invece vanno a sfumare nel fenomeno dell'iridescenza, delle nubi iridescenti, che qui direi non si vedono, cioè qui è un fenomeno di corona. Vi ho invece portato delle foto di repertorio che abbiamo mostrato nei 2 o 3 anni passati in questa stessa rubrica, che mostrano proprio il fenomeno delle nubi iridescenti. Questo era uno scatto del fotografo torinese Valerio Minato dall'Alta Val di Susa, questa era di Alessandro Zappella invece dalla Val Pellice. Vedete che la diffrazione crea in questo caso delle chiazze che vanno a acquarellare il cielo con questo aspetto liquido e questi colori pastello. Questa è una foto di Roberto Andreghetto invece dalla Valle d'Aosta, e l'ultima che mostra anche l'aspetto madreperlaceo delle nubi iridescenti ce la regalò Elena Pinna, l'aveva scattata a Villa Cidro nel Medio Campidano. Quindi vedete che questa immagino, è la differenza fra le nubi iridescenti e la corona solare, entrambe dovute alla diffrazione ma con una diversa uniformità di dimensioni delle goccioline d'acqua o dei cristalli di ghiaccio all'interno del banco nuvoloso che davanti al sole e celando il sole crea questo effetto. Ringrazio anche il collega Andrea Vuolo di Rai Meteo, che sulla cui pagina ho visto le foto di Apollonia Castagneri che abbiamo mostrato prima da Balme. Ci rivediamo domani, caro Domani Filippo. Certamente. Grazie al nostro meteorologo Filippo Thierry. Ora la